Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog barra chiccio, come state? Spero bene, allora, dunque, innanzitutto volevo dirvi che finalmente oggi sto riuscendo a registrare un video vlog barra chiccio, niente, sì, lo so, siete messi in una maniera proprio inguardabile, perché non inguardabile. In maniera proprio bruttissima come l'inquadratura, ma tra poco mi vedrò, anzi, appena potrò mi metterò nella maniera più giusta possibile, perché così non è possibile registrare e niente. Io adesso tra poco mi metto a fare altro, perché devo fare anche altro, non so se riuscirò a farlo o meno, però si può provare. Sentite rumori, non è colpa mia. Non è, è il cane che è giù, un cortile da noi. Alle mie zie, e adesso tra poco mi metto a pulire, ok? Mi metto a pulire a camera mia, va bene? Dai, a dopo. Anzi, venite con me. Allora. Oh mamma, che buio, che c'è? C'è un buio micidiale, vabbè. Niente. No. Come qua. L'altro l'ho finito. Vediamo che è finito l'altro. Sono in bagno, guardarsi. Sarà proprio in bagno. L'altro pezzo del pigiama. Dove metto questo? Adesso. Dove metto questo? L'altro non lo metto. Questa non mi casca. Ma questo mi è sceso qui. Ah.
Allora, ragazzi, mi ho appena fatto il letto, finito il letto. Scusate, sono un po'. Stavo cadendo, aiuto, vi giuro. Allora, ho appena finito di fare il letto e adesso mi devo dedicare a fare altre cose, cioè vorrei vedermi la camera, però non so, boh, non mi vede veramente. Non ho idea di un bel niente. Non lo so proprio, sono stanchissima oggi. Ho troppo caldo, ragazzi miei. Vi giuro che sono troppo accaldata, non lo so perché, ma ho un caldo allucinante. Non so come anche io perché sto qua a discutere da niente, però vabbè, ci tenevo a farvi compagnia e vi faccio compagnia, ok? Dunque, adesso prendo il microfono e faccio un quattro chiacchiere come stiamo già facendo adesso. E niente, e allora, dove ho messo il microfono? Ah già, vero, dimenticavo che l'ho messo in sala. Già. Vabbè, uso senza microfono, cosa volete che vi dica? Uso senza microfono, tanto lo so che si sentirà lo stesso l'audio, quindi non lo so. Io provo. Ah, non so se farò un video di 5 giorni o solo di 2 giorni, forse lo farò di 5 giorni. Vediamo cosa ne esce fuori. Il quinto giorno se riuscirò a farlo, non è detto, perché devo fare anche altre cose, cioè devo spiegare questa cosa qui del mio dente, ma non so quando la spiegherò, quindi è tutto molto improbabile la cosa, perché non so quando parto, quindi non so, non posso dirvi nulla, perché non è nulla di sicuro. E niente, questo è quanto. Ho ritrovato il mio vecchio portafoglio che mi era stato regalato a mia madrina. Ho ritrovato il mio vecchio portafoglio, ma sì, quello che ho tutte le scrittine, le cose di Londra. Questo qua sarebbe in pratica. Questo qui, questo scritto Londra, vedete? Eccolo qua, no, non si vedrà mai, però ve lo dico che è scritto. Aspettate un secondo, vi metto la luce. Opla, no, si è troppo forte. Già, ecco qua, con su scritto Londra, vedete? Questa cosa è scritta Londra e c'è Roma qui, Londra qui e qui il bus di Londra, ecco qua. E niente, mi piaceva, l'ho voluto, come dire, me l'ha voluta regalare e l'ho presa. Ah, questa non so che cavolo sia, ma forse la ruota panoramica sarebbe, vedete, la ruota russa, o come, non so come spiegarvi. Sia da una parte che dall'altra, vedete? Già, niente. Poi una mia amica mi ha regalato, non so se ve l'ho fatto vedere, ma ecco qua, una scatolina del Mulino Bianco, vedete? Che poi non è proprio del Mulino Bianco, no, è proprio del Mulino Bianco. E qua c'è un portamerenda, che io non lo userò per portamerenda, ma forse come porta trucchi, come porta qualcosina dentro. Sì, lo so, da qua lo vedete tutto fosforescente. Come si dice, no? Fosforescente. Lo vedrete un po' di colori sfalsati. Io non so perché non abbasso un po' questa cosa. Ok, vedete, adesso si vede meno. Ecco, così va bene. Vabbè. Dal vivo non è così acceso come di là perché c'è la ring light, l'ho appena accesa, però dal vivo vi assicuro, vedete, se spengo la luce per esempio si vede normalissimo, si vede così, se accendo si vede in una maniera, non dico bellissima ma quasi, non è bella, però lasciamo perdere. Allora, cosa devo dire? Devo terminare di fare. Cioè, devo terminare di fare una scelta di prodotti di campioncini che non ho mai utilizzato e non so ancora come diamine fare, ma va bene i dettagli. E niente. Quindi non lo so. Mi sa che ci vediamo al prossimo video, ragazzi, che ne dite? O non lo so. Boh, vorrei fare un video tutto lungo, ma non so se mi riuscirà mai. Non lo so, non lo so, non lo so. Boh. Nulla, nel frattempo qua mi ho ricomprato il bastone che non,
Non sapevo dove l'avevo messo, ed è questo qua il bastone del selfie, per incastrare il telefono qua. Ciao. Quante fesserie che sto dicendo oggi, non lo so, ma vabbè, dettagli. E niente. Dunque. Allora. Si vede bene, non tanto. Aspettate che pulisco da questa parte. Ops. No, così è brutto da vedere. Eccomi qua, eccomi qua. Volevo vedere di pulire bene la, come dire, la, non mi viene in mente, aiuto, la telecamerina, il buco della, sì, la fissura della telecamera, non so come chiamarlo, e quindi niente. E che dirvi? Vorrei andare a bere perché ho una sete tremenda, mi porto con me, dai. Già, è vero. Da chi? Ah, va bene, sì. Ok, ho bevuto. Che avevo un'enorme sete, ragazzi, una sete tremenda. E niente, come qua, dunque. Ho appena bevuto un po' d'acqua, lo so, sono minuti interminabili per voi, però non credo che taglierò niente, ma almeno vedrete le pause. Altro non lo so fare, ragazzi miei. Boh. Niente. Sentite i rumori della televisione, non è altro niente. Almeno è bassa la televisione, non è molto alta. E se sentite altri rumori, mia nonna che si sta vestendo e fa fatica a vestirsi perché era, portate pazienza, ma ho 80 anni e mia nonna fa fatica come si dice, a vestirsi. Ciao. Niente. E così. Aspetta un secondo. Eccomi qua. Niente. Non ho proprio idea di come poter fare. Perché devo fare tanti altri video, ma non so quando riuscirò a fare altri contenuti. Dovrò fare un sacco di idee. Sì, lo so, sentite che si sta vestendo, quindi portate pazienza. Allora, cosa dirvi? Ho in mente di fare dei video tag oppure anche dei video trucco. Ciao. E niente. E questo è quanto. Del collo, mi sta facendo male il collo. Aspetta un secondo, in modo che, eccomi, e nulla. Praticamente, non so quando riuscirò a fare questo benedetto, come dire, questa operazione in bocca, che fosse un intervento. E niente.
Ed ecco, mi ragazze, dunque, dove eravamo rimaste, aiuto, ce la posso fare? E nulla, eravamo rimaste che non lo so neanche io. Sì, lo so, vedete la sagoma dei miei occhiali, vedete questa lucina dei miei occhiali, ma ahimè, se non li metto non vedo una mazza, quindi vabbè. E niente, vi stavo dicendo che dove eravamo rimasti? Sì, eravamo rimasti che non mi ricordo più nulla di quello che vi stavo dicendo. Vabbè. Ah, PS, se mi vedete con questo maglione, maglione barra giubbino, è perché c'è freddo, non c'è tanto freddo, ma non c'è neanche così. Cioè, non c'è neanche. Allora, io ho freddo, ma non c'è tutto questo freddo, anzi. Quando cala la sera c'è freschetto, al mattino seguente c'è umidità e poi come comincia a fare belle giornate c'è caldo, quindi camminando c'è un caldo pazzesco. Però io poi all'ombra c'ho freddo, quando sono in casa che sto facendo altro al computer, seduta c'ho freddo, quindi per mia cosa, mia voglia di non stare tutta, come si dice, tutta? Cioè, con questa maglia che ho, vedete che c'è una maglia qua della Bonprix? No, non so se si vede. Vedete che c'è una maglia della Bonprix? È leggerina della Bonprix. Però non ho voglia di stare con quello, quindi utilizzo questo giacco che ho preso al mercatino, alla fiera. E niente, sotto c'ho questo pantaleggings, acquistato sempre al mercatino a 5 euro. Nulla di che, buono, ci sto bene, sono comoda ed è bello elastico. È un pantaleggings questo. Non so se si percepisce. Vedete? No, non si vedrà mai niente. Aspettate un secondo. Vedete qua? Ecco qua. Già. E niente, al limite vi farò una clip, ve la metto quando entro in camera e faccio una clip. E ve la metto come sfondo del mio video, non lo so, nel montaggio come sarà, non ne ho proprio idea. E niente. Il video, perdonatemi se verrà in bassa qualità, ma la mia connessione in casa mia, infatti, vedo che non è il massimo. Ma ne vengono le notifiche, ma a tratti, e io non. Vorrei fare video di alta qualità, ma non ci riesco. È vero, è importante la qualità, ma anche il contenuto, ragazze, su via, dai. E quindi mi metterò video in 360. Potrei metterli in Full HD. Io li registro in Full HD. Il bello è che poi quando li vado a caricare, a salvare, a esportare, sono in 360p, in qualità bassa. Questo perché? Perché la mia connessione, ahimè, non è buona per niente. È una schifezza di connessione. Aspettate un secondo che voglio guardare una cosa. Mi è arrivata una notifica che non capisco di cosa sia. Ah sì, un messaggio da qualcuno di Instagram, ma non preferisco non leggere, tanto vabbè, non è nulla di importante. La leggerò almeno quando entro su Instagram, la leggerò quando entro su Instagram, quando avrò l'accesso a Instagram. Anzi, l'accesso ce l'ho perché l'ho appena letta la notifica di Instagram, era un messaggino di Instagram da parte di qualcuno che mi segue, però vabbè. Oddio, questi capelli qua non vi dico cosa mi sembro. Vabbè. E niente, ragazzi miei, era per dirvi che non so quanto sarà lungo questo video, perché temo che sarà lungo tantissimo. Cosa ho combinato oggi? Nulla di buono, perché tanto ero tutta ferma a casa. Mi starete chiedendo se per caso ho aiutato mia nonna? Sì, un po' l'ho aiutata. Un po' cosa vuol dire, sì o no? Vuol dire di sì, solo che alcune cose lei si è voluta fare da sola, perché i nonni sapete come sono. Si può aiutati, ma aiutati, ma a un certo punto, se una cosa non la sai fare bene, preferisce farla da sola. Quindi vabbè, lasciamo perdere, eh? Perché? Perché chi ha 80 anni, non voglio discriminare io 80 anni, però ha detto se non sei buona lascia perdere, faccio io che è meglio.
Cos'era? Non mi ricordo neanche più cos'era perché tante cose mi hanno fatto fare tutte assieme, correndo, correndo. Non mi ricordo cosa mi ha fatto fare. Non mi crederete, ma è la verità, non mi ricordo cosa mi ha fatto fare. Allora, ho lavato i piatti, ho lavato per terra in cucina, in sala, perché la sala è divisa dalla cucina. E vabbè, ho pulito il bagno, la camera non l'ho fatta, però la sua perché se la fa lei, le piace farsela di più lei, cioè. Vorrei dare una mano, ma lei in camera mia non mi fa entrare perché non ho capito il perché, ma vabbè, dettagli. Il resto, invece, in camera mia ho spazzato stamattina e oggi pomeriggio, insieme a voi, devo dire la verità, come avete visto voi, c'eravate partecipi anche voi, ho fatto il letto. Lavate i piatti, l'ho lavato ieri sera, perché è così. Mentre, per quanto riguarda la pulizia della cucina l'ho fatta insieme a mia nonna, ma un po' l'ha fatta lei perché lei ha più forza di me. Non è che dico, non voglio dire che è una vergogna che non abbia forza io, però dove non riesco ad arrivarci io, dove non posso salire io sulla sedia, sale lei. Voi direte, ma sei matta o cosa? Non sono matta, ragazze. Tutte e due siamo malconce di salute e tutto quanto. Vorremmo prendere una donna per aiutarci. Ma al momento ci sentiamo di fare tutto noi e non mi sembra neanche giusto. Cioè, non mi sembra giusto, vedete se guardo di là perché non vorrei che fosse arrivando mio zio e poi cominci a rompere le scatoline. Perché c'è sempre tutto lui da ribadire. Vabbè, no comment. Non preferisco di non dire nulla perché non voglio dire troppe parole, però andiamo avanti col video che è meglio. Cosa vi stavo dicendo? Che non abbiamo voglia di fare tutto noi assieme anziché pagare una persona per aiutarci dove nei punti dove non arriviamo in casa a pulire. E questo è grave, che non vogliamo nessuno. Perché siccome che le cose ce le abbiamo, cioè come dire, le disponibilità economiche ce le abbiamo per avere una donna in casa, però almeno al momento non si fida. Non lo so perché non si fida. Non si fida e non si vuole soprattutto in mezzo alle scatoline. Nessuno, vabbè, ognuno la pensa come vuole, però è la verità. Non si vuole aiutare da nessuno. Io non capisco il perché. Se non che da me. Dice, finché ci sei tu, fallo tu. Poi quando non ci sarò più io, lo farai tu da sola. Ho detto, ma sulla scala io devo salire, non posso non salire, no? Perché se ti fai male al ginocchio, poi cosa fai? Il dottore che ti ha operato non c'è, non stavo per fare il nome, non posso farlo. Vabbè, un dottore che c'era ad Alghero, adesso sarà in pensione di sicuro, no? Senz'altro che sarà in pensione, quindi. Se mi faccio male al ginocchio, chi mi raccoglie da terra a me? Nessuno! Quindi mi tocca per forza di cose. Ah, stare attenta a non salire troppo sulla scala, neanche sulla sedia, da nessuna parte. Però, ragazza, questa è la prassi. Se mi faccio male io, vabbè, sulla sedia posso salire una volta a mettere una tenda, una cosa così, sulla porta, quindi qua. Però. Sulla scala devo stare attenta a come metto i piedi perché sennò sono dolori. Posso fare molto male, non male, malissimo. Quindi devo stare attenta col ginocchio, non sia che me lo sfracello del tutto, oltre ai piedi, vabbè. Più ginocchio che piedi. Comunque, la scala è sempre un'arma pericolosa perché se, come tante armi ci sono in giro, comunque la scala, secondo me, non va sottovalutata quando vabbè. Sto dicendo già fesseria, comunque ci siamo capiti. La sostanza è quella che io ho tante cose, tante disponibilità economiche, ma non posso, cioè, non, mia nonna non se la sente perché non si vuole troppo spiata in casa, cioè scroccata in casa da o donna di casa o badanti, perché badanti va bene, mi interessa più che altro che riusciamo a. Come dire, a pulirci casa anche da soli, ma anche con una persona che viene qua a aiutarci una volta, 2 settimane, 3 anche, perché no?
Vabbè, sarebbe anche meglio due, che ne so, vabbè, poi a seconda di come decide mia nonna quella che verrà. Al momento non è deciso niente, al momento non è deciso niente, però avrei preferito che fosse venuta una persona a darci una mano, ma non è così. Allora, per modo di dire, ho una persona che mi sta aiutando a me psicologicamente, dell'educatrice, l'educatrice, però il resto me lo faccio io, cioè mi gestisco io i giorni della settimana, da sola. Sto cercando io di auto-aiutarmi. Se vedete che guardo di là, è perché se arriva mia nonna, non ho ancora fatto niente di tutto ciò, cioè nel senso, ho una scatola da recensirvi, però ve la recensisco, ve la aiuto, ve la recensisco al prossimo video, e quindi niente. Aspettate un secondo. Allora, come qua, fatto. Dunque. Voi direte, fatto cosa? Esatto, fatto cosa? Avevo una scatola di dentifricio da recensirvi. Il dentifricio lo sto ancora per finire perché siamo agli sgoccioli, però ci siamo. Aspetta un attimo, mi metto meglio. Ok. Però lo devo mettere a posto, insieme alle cose dei prodotti, insieme alla busta di prodotti finiti. Beauty, mangerecci, quel che è. Basta che la metto a posto, perché se ritorna lei e mi becca con la busta che sopra, la busta si sente a me, con la scatola che sopra quel mobile lì, che sto guardando adesso io, voi non vedete perché siete girati da questa parte, me la butta. Quindi ha detto, quando al mio ritorno, se non vedo, se vedo ancora quella scatola di dentifricio sul mobile, ancora posizionata lì, te la butto, quindi sei fregata. Quindi o la recensisci quando è il momento, o io te la butto, ne ha ragione. Anche se per me non ne ha tanta, perché non ha sempre ragione, ma devo dire la verità. I nonni, in un modo o nell'altro, dovrò dire come voi, come altri, come tutte le resti dell'umanità, hanno sempre ragione da vendere, la verità. È vero, io voglio dare torto a mia nonna, ma non è così, perché se voi date, cioè se io perlomeno parlo per la mia esperienza, se io non do ragione quasi sempre a mia nonna, mia nonna poi si scavola come una iena perché c'ha ragione. Non posso fargli testa mia. Quindi, ad ogni modo, ragazze, preferisco di più non, come dire, non farla incavolare troppo. È vero, a volte do dispiaceri in un modo o nell'altro, ma poi anche in ritardo o meno, perché sono fatta così io. È la verità, sono strana, ma è la verità. Non sarò strana, invece sì. In un modo o nell'altro le chiedo scusa in ritardo e sì, però poi ricomincio da capo perché sono fatta così. Ho delle patologie che tante volte quando mi dicono basta non è sempre la stessa cosa, non è sempre così. È vero, bisogna capire quando c'è un no, oppure bisogna capire quando ti dice una persona basta, devi finirla. Invece per me non è sempre così perché queste patologie. Sarà la scusa, sarà che io non sono tanta granché come persona, però non c'entra niente. Secondo me devo capire quando è il momento di smetterla, quando è il momento di rompere meno le scatoline. Vabbè, sì, adesso mi sta autoaccusando senza che non ce ne bisogna, ma voi non siete come 24 ore come mia nonna, come me. Quindi non so se mi spiego bene, però quando mia nonna mi dice non mi rompere le palle, non è il momento. Quando vuoi una cosa, quando stai cercando una cosa o quando pretendi una cosa, insomma, per ogni qualsiasi cosa io chiedo, faccio, dico, bla bla bla. Se no, è no. Se devo chiedere una cosa o fare una cosa, sempre devo dipendere da lei, oppure se me la voglio prendere da sola, se è in casa, qualsiasi cosa, tipo voglio mangiare, mi preparo da solo io il cibo. Se voglio fare una passeggiata, posso farla. Però devo dire sempre lei dove vado, dove non vado, giusto così, infatti. Tipo, sono in giro, dove sei, con chi sei, e così eccola. E vabbè, è preoccupata. La nonna è sempre la nonna, e vabbè. Però le devo dire dove sei, cosa fai, cosa non fai. Torna all'estra, cioè torna presto a casa. Lo metto, cioè, tipo gallurese, parlo ogni tanto. Scusate se mi esce in automatico. Di parlare gallurese, ma è la verità, parlo così perché sono in Sardegna, sono sarda. Quindi torna presto,
vieni verso mezzogiorno o l'una, ma basta che torni presto a casa. Niente, ragazze, questo era quello che volevo dirvi, ma anche perché, raga, non è possibile che devo sempre non dare retta a lei, devo dare retta perché d'altronde è lei che mi ha cresciuto, educato, calzato e tutto quanto. Calzato di vestito, vestita, con tutto quello che volete voi, ma come dite voi, è vero, le devo dar retta, è vero, non sono molto autonoma in certe cose, però me la cavicchio alla grande con altre cose, non sempre, dipende da quello che devo fare o pensare, eccetera. Non in tutto ci arrivo, ma in quello che posso arrivarci cerco di usare, cavolo, aprire il cervello, connettere il cervello in qualche modo. Non sempre ci riesco, ma più delle volte riesco. Ecco perché non è facile la mia vita 24 ore, anzi non è facile neanche la vita mia nonna 24 ore con me tutte assieme. Ecco perché abbiamo l'educatrice, per distaccarmi da lei e anche perché io voglio uscire fuori da casa e fare altri tipi di esperienze. Cosa vuol dire? Stare a contatto con le persone, socializzare, e che lo sto facendo sempre quando esco a fare videoblog, socializzo con voi. Ma non solo, anche con altre persone che incontro per strada. Ciao, come stai? Come va? Bla bla bla, cosa hai fatto di bello tu? Ieri, domani, così, eccola. Insomma, una chiacchieratina, quattro cose, scambiare quattro parole, non è nulla di male, anzi, più si scambiano quattro parole, più si sta insieme all'aria aperta, che nessuno fa una passeggiata, ti toglie un po' dei brutti pensieri che ho io. Tipo, voglio fare delle stupidaggini. Non le faccio perché sono all'aria aperta e non ci penso. E quindi mi sono dovuta spostare qua. Scusate il cambio di location, ma mi sono dovuta spostare perché semplicemente per il motivo che tra poco devo spegnere la telecamera. Mi si sta scaricando il telefono, ma va? Sì. Allora, alla fine siamo giunti al termine di questo video perché sennò veramente non ce la faccio a montarlo. Non modifico nulla, ragazze, perché sennò vi stancate, magari vi stancate anche all'istante, già dall'inizio del video, quindi preferisco dirvi la più sincera opinione. Sì, mi ha una ragione di certe cose, ma in altre, vabbè, ha sempre ragione, in ogni modo, ha sempre ragione. Quindi non lo so, ragazze, preferisco che in questo momento ci sia l'educatrice, perché è meglio così, però per il momento l'educatrice è meglio che ci sia. E niente, oggi mi ho fatto la spesa, tra l'altro non ho fatto video svuota la spesa perché non mi è sembrato il caso, però intanto l'altro giorno che sono andata ho preso le mie amate veline, eccole qua, le veline Soft Dream, non so come farvele vedere, però sono queste. E niente, oddio, questo cosa sta cadendo, questa pochette con dentro il mio fondotinta, se cade cavolo si rovina, cioè si rompe perché è di vetro. E niente, cosa dirvi di bello che sto testando da tanto tempo. A proposito di spesa con l'educatrice, sto testando fior di magnolia, questo qua, per l'igiene intima personale, questo qua, e direi che è molto buono. Aspettate un secondo, non c'è verso, ragazzi, mi tocca registrare con il video di rumore sottofondo. Allora, per dirvene una, questa è protezione delicata alla camomilla. Malva non l'ho trovato, boh. Pensavo di trovarla. Allora, quella della malva c'era un bagno. Ce l'avevo un bagno perché l'ho terminato. E qua dentro, in questa busta che non so quando vi recensirò, però intanto vi do il mio giusto feedback per quanto riguarda quello che sto utilizzando in questo periodo. Allora, per altri tipi di feedback di prodotti che sto utilizzando, ve li farò recensire, anzi, ve li recensirò in un altro momento. Comunque, questo era molto buono, anzi, è buono perché mi sta piacendo. Ed è la Comilla, ma malva, manca a ciaone proprio, non c'è perché è solo Comilla. Comunque, mi sta bene, è buono come prodotto. Allora, ce n'è, aspettate un secondo se trovo dove la confezione qui. 300 ml di prodotto per un paio di 12 mesi vi sono, vedete? Non so cosa si possa mai vedere. Allora, finalmente è finito. Sì, 12 mesi di paio, 300 ml di prodotto. Comunque, niente, ragazzi, questo era tutto.
adesso vi saluto perché veramente non so come farò a caricare questo video perché in modalità bassa, in alta non credo che ce la farò mai, però penso che in modalità bassa può darsi che mi carica. E lo so, voi direte, ma allora che cosa l'ha fatta fare questo video se poi non ti riesci di caricarlo in modalità alta? Ve l'ho detto, ragazzi miei, ragazzi miei, la connessione non è quella che vogliamo noi. Quindi, anche se ho messo la fibra, non serve la mazza, perché tanto non me la carica all'istante. Quindi, ci saranno ore e ore di caricamento e magari poi non me lo carica per niente. Quindi, andrò di modalità basse e buona lì. Già, niente, ragazzi. Allora, non l'ho detto all'inizio, ma lo dico adesso alla fine del video. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto mettete un bel dislike, perché no, noi ci si vede in un prossimo video, magari recensioni, make-up, non ne ho idea. Ah, vi metto il link di altri canali YouTube che ho, perché ho altri canali, ragazzi, forse non voi che lo sapete. Sì, ve lo ammetto, non voglio negare nulla, voglio essere più sincera possibile, almeno in quello che voglio, io e quello che posso. Ho altri canali YouTube, se va seguitemi perché ho aperto da tanto tempo blogger, YouTuber, di un canale che si chiama così. Se volete mi seguite lì, che io sono il blogger YouTuber. Allora lì metto vlog, anche recensioni per la casa, cioè recensioni per la casa, per i prodotti, per la cura della casa e tanto altro ancora. La mia vita reale, metterò la mia vita reale. Perché ho intenzione, anzi, che metterla qui, la mia vita reale, come fa, sto facendo in questo istante, la voglio mettere in un altro canale, sempre che mi venga in mente il metodo. Comunque, se vi va, iscrivetevi qua sotto al mio canale YouTube, che sarebbe questo, ma anche l'altro, blogger, YouTuber, basta. Poi seguitemi su Instagram e su TikTok. E basta, non dico altro perché non voglio annoiarvi troppo. Ciao, un bacio ragazze, buona vita a tutte e che ne so, ci vediamo al prossimo video, che ne dite? Sì, dai, ciao e scusate per il casino come si dice, non viene in mente, vabbè, ci siamo capiti, l'aspirapolvere per pulire la stufa a pellet e adesso sto mettendo la pellet, appunto se sentite rumori strani. Tutto a posto, tutto nella normalità, sta mettendo semplicemente la pellet perché sono senza pellet che si scalda a fare se non c'è più la pellet. Costa un tantino, ma non è così tanto perché dipende da dove vogliamo noi. Dove andiamo noi, non dove vogliamo, scusate, dove andiamo noi costa di meno. Quindi tanto di cappello a noi, ma anche tanto di cappello a chi ce la vende. E niente, noi ci si vede al prossimo video. Baci, baci, baci. E che ne dite? Che ne dite di vederci in un altro video, magari blog nell'altro canale? Ripeto, blogger, vabbè, vi metto tutto nell'info box se mi riesci, ok? Nome, tutto, ciao. Ciao ragazze. Zombie apocalypse.